Ancora qui a EFA 2016 per raccontare questa due giorni organizzata da EFA Italia con al centro i temi importanti che riguardano le sfide dei professionisti del risparmio con Maurizio Bufi, presidente di ANASF. Ecco, una delle sfide più importanti che riguarda la complessità dello scenario che abbiamo davanti riguarda la crescita professionale, la necessità di avere un continuo aggiornamento per stare al passo di questa sfida che è davvero sempre più complessa. Sì, è proprio così. La sfida, che tra l'altro non inizia da oggi, una sfida che nasce da lontano. Non a caso la fondazione EFPA, di cui ANASF è stata ideatrice, creatrice sostanzialmente, e che rappresenta l'avanguardia dei professionisti certificati, cioè sostanzialmente di quegli operatori qualificati che hanno capito prima di altri che sul fronte della formazione qualificata, quindi sul fronte delle competenze e anche dell'esperienza, si giocava il futuro di una professione in generale, al di là di come la si voglia declinare. Quindi questa è una delle sfide alle quali ci stiamo attrezzando. Diciamo che le sfide che attengono l'implementazione della nuova normativa europea, con anche i temi della prestazione del servizio di consulenza su base indipendente, su base non indipendente, comunque sia portano con sé questo aspetto della formazione di elevato standing per gli operatori che dovranno svilupparla, quindi per accrescere le proprie capacità, ma anche perché ciascuno di noi, sempre più individualmente ma anche come categoria, dovrà rendersi conto dell'importanza di essere anche un tramite attraverso il quale si sviluppano quelle capacità di educazione finanziaria nei confronti della platea dei risparmiatori di cui si sente un gran bisogno, perché c'è una domanda di consulenza, ma c'è anche una domanda tra virgolette di educazione nel saper individuare i propri bisogni nell'ambito del ciclo di vita, nell'ambito della famiglia, dell'impresa, del ricambio generazionale, del passaggio generazionale dei patrimoni. Insomma, c'è un tema, c'è un unicum in cui dentro la componente della formazione, della specializzazione assume una rilevanza sempre maggiore. Anche perché, Presidente, usando proprio diciamo un'espressione anche molto pratica, questo è un tema che attiene fortissimamente al grande tema della fiducia. In questo momento il mondo del risparmio ha bisogno di un'accelerazione sul fronte della fiducia, e inevitabilmente questo passa attraverso l'accrescimento dell'autorevolezza dei professionisti del risparmio. È così? È assolutamente così, nel senso che l'aspetto fiduciario, che non è un aspetto fideistico come ho sempre detto, si sostanzia, si alimenta di che cosa? Di elementi di competenza e possibilmente anche di esperienza. Allora, sono due elementi che si acquisiscono: l'esperienza ovviamente con il lavoro, con lo sviluppo del mercato, con l'esercizio dell'attività; la competenza mantenendo elevate le proprie capacità, che ovviamente sono di natura relazionale, ma sono anche competenze tecniche, competenze scientifiche, anche di natura fortemente di natura interdisciplinare. Quindi questi due elementi di per sé connotano l'operatore come un operatore di fiducia. Quindi la fiducia è una cosa che non a caso si dice va riposta, e va riposta seriamente, e viene riposta seriamente nell'interlocutore quando l'interlocutore dimostra di essere, rispetto ad una media di mercato, più competente, più attrezzato, più autorevole di altri soggetti. Questa è la nostra mission, questo è il nostro futuro. Grazie Presidente. Grazie a voi.